Ciao Ciuruspi, bentornati in un nuovo video. Cosa ne penso di... 3 2019. Le 3 2019. Ma prima di tutto vi invito a mettere iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina in modo da non perdervi nessun altro mio video. Manca ormai pochissimo all'avvento del E3 2019. Come sempre, negli ultimi anni Nintendo utilizzerà il metodo del Direct. Sicuramente gran parte dell'evento sarà dedicato a Pokémon Spada e Scudo. Probabilmente ci sarà anche Mario Maker 2, Luigi's Mansion e Animal Crossing per Nintendo Switch, di cui non sappiamo praticamente nulla, a parte quel minuscolo trailer che abbiamo visto l'anno scorso. Abbiamo visto pochi giorni fa la presentazione del Nintendo Direct dedicato a Super Mario Maker 2, moltissime novità a livello di interazione e di creazione dei livelli. Ciao ragazzi, io sono Anna Paola, io parlo un po' sopra Super Mario Maker 2. È un gioco carino che mi piace. Ah, scusa, sto un po' nervosa, ma tranquillo. Perché è un gioco che si può cambiare tanto livello. No, ia parlare sopra la moneta. Che una cosa interessante è che ora in questo gioco si può prendere tanta moneta. Le novità sono 10, 30 e 50. Che prima non si vedere. Ora sì, si può. E un'altra cosa. Scusa ragazza se non parlo bene italiano, ma mi capisce. Sì, di novità, c'è una storia che mai visto un gioco prima, che ora si può vedere. E si può cambiare anche il scenario, che è una novità, che si può fare cielo, notte, cielo. Sì, un sole cattivo, che è una grande novità, che mi piace questo. Mi auguro, mi piacerebbe, questo è un mio sogno, aggiungessero una modalità per la creazione delle cutscene. Un po' come quello che si può fare in Wargrove. Sì, lo so che è un gioco totalmente diverso, uno strategico a turni, Mario invece è un platform. Però sicuramente renderebbe di maggiore spessore la modalità storia che hanno introdotto e già parlato nel direct precedente. Potrebbero anche non mancare annunci di titoli di cui se ne è parlato per parecchio tempo. Ad esempio Bayonetta 3. Oppure qualche titolo a sorpresa, come potrebbe essere magari la resumazione di F-Zero o Pikmin 4. Miyamoto ne ha parlato già da diverso tempo che questo titolo dovrebbe essere ormai giunto al termine. Ma poi i retro, cosa stanno facendo tutto sto tempo? Ho capito che adesso hanno affidato Metroid Prime 4 ai Retro Studios, perché prima stavano facendo una cagata. Cosa hanno fatto finora? Da quando hanno finito di lavorare a Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze? Che nome lungo, ma... sempre detto un nome lunghissimo. Comunque, potrebbero aver lavorato a qualche altro titolo che potrebbero annunciare a questo E3? Io spero. Mi piacerebbe magari avessero sviluppato un titolo come Diddy Kong Racing 2, qualcosa del genere, perché io ho adorato un sacco come alternativa a Mario Kart su Nintendo 64. Ho giocato per molto tempo Diddy Kong Racing. Sì, lo so, la mia è una speranza lontana, 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 lontana. Anche perché ce ne sono già fin troppi di giochi di corsa arcade, tra quello di Sonic, quello di Crash Bandicoot e Mario Kart 8, ovviamente. Comunque si preannuncia un E3 bello corposo per Nintendo. Per quanto riguarda il Nintendo 3DS, sembra ormai quasi morto. Pare non abbiano in serbo altri annunci, almeno per quanto riguarda First Party Nintendo. Ah, non dimentichiamoci che ci sarà anche il torneo di Super Smash Bros. E Splatoon 2. Tu ti sei iscritta? No. Perché? Perché non lo so, ma adesso... Ah, tabò. E le concorrenti Sony e Microsoft cosa faranno questo E3? In questo E3 l'unica a mantenere una conferenza di tipo classica sarà soltanto più Microsoft. Abbiamo visto che Sony ha stretto un accordo con Microsoft per poter usufruire delle infrastrutture online
per il servizio dello streaming. C'era una voce che anche Nintendo pare abbia stretto un accordo con la casa di Redmond. Questo cosa potrebbe voler dire, secondo me? Una mia idea che mi sono fatto. Potrebbe essere che uscirà o Microsoft annuncerà quest'anno una partnership insieme ai tre produttori principali di giochi e di console. Uscirà un giorno, forse non adesso, una console Nintendoni Box, Nintendo, Sony, Xbox e Microsoft, per contrastare l'avvento di Stadia, che non sappiamo neanche come ancora come sarà. Stadia potrebbe avere un'infrastruttura molto potente, performante, che garantirà uno streaming di buona qualità, senza lag, senza problemi, anche per chi avrà una qualità di connessione non così elevata. Una cosa che secondo me gli manca e che non hanno annunciato sono i titoli first party, non ha titoli suoi, cosa che invece le altre hanno, specialmente Nintendo e Sony. Grazie mille per questa visualizzazione, questo video, che dopo lo farai un altro video, non lo so. Sì, no, presto, e vi invito a cliccare qua sotto, come vi ho già detto all'inizio, sulla campanellina per far sì che non vi perdiate più nessun altro video di Koopalink. E vi chiedo di mettere, se vi va, un bel pollicione in su, che fa sempre piacere. Il prossimo video sarà sicuramente dedicato alle tre, specialmente Nintendo, giusto? Giusto. E poi, se volete lasciare qualche commento e dirci cosa ne pensate voi, cosa vorreste, cosa sperate ci sarà in questo E3 2019. Gli ho fatto una domanda, avete scrivili qua, se io parlo bene italiano o male, che dopo facciamo un video, se ci piace, io faccio un altro video con lui parlando sopra Super Mario. Ok. Sì, lei vorrebbe anche fare un video dedicato a Mario Maker e lo farà soltanto con la sua presenza, se vi può interessare. Se ti piace, commenti qua e ci Grazie. Vediamo dopo. Ciao! Iscriviti! Iscriviti ora se non l'hai già fatto! Subscribe! Subscribe now! Ah, date anche un'occhiata alla mia pagina Facebook se volete sempre essere aggiornati sui miei prossimi video e se volete avere dei maggiori approfondimenti.